Benvenuti a questo programma presentato a voi da Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Salmo 122 dice: «Io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno». Salmo 84 dice: «Oh, quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia brama i cortili dell'Eterno, il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo». So che alcuni di voi non potete venire in chiesa, ma la mia preghiera è che voi potete gustare la presenza di Dio nel posto dove siete. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo del canto e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù. E Signore, vogliamo che Tu vieni con la Tua presenza e col Tuo Spirito ovunque ci troviamo. Signore, soprattutto vogliamo sentire la voce dello Spirito, che Tu parli ai nostri cuori. Tu conosci ogni bisogno nella nostra vita, Signore, e la nostra preghiera è che Tu arrivi, che Tu tocchi, Signore. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù. Fa che c'è la libertà dello Spirito affinché possiamo compiere la Tua volontà nella nostra vita. Vogliamo lodarti, glorificarti, avvicinarci sempre di più a Te. Sii glorificato nella nostra vita in questo tempo, e questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Dio ti protegga, ti benedica, splenda il suo volto su te e la grazia sua a te volga, il suo sguardo pace ti dia.
su di te sia il suo favore. E per mille generazioni la tua casa, i tuoi figli ed i figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore. E per mille generazioni la tua casa, i tuoi figli ed i figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore. E per mille generazioni la tua casa, i tuoi figli ed i figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore. E per mille generazioni la tua casa, i tuoi figli ed i figli dei tuoi figli. Dio sia sempre al tuo fianco, ti preceda e ti segua, tutto intorno, dentro di te, lui è con te, lui è con te, la mattina e la sera, quando entri, quando esci, nel tuo pianto, nella gioia, lui è per te, lui è per te, lui è per te, lui è per te. Il secondo libro di Samuele. Vi consigliamo di guardare il video sul primo libro di Samuele, nel quale ci vengono presentati i tre personaggi principali: Samuele, Saul e Davide. Abbiamo anche dato un'occhiata alla struttura letteraria del libro, che prima introduce Samuele e poi traccia l'ascesa e la caduta di re Saul in contrapposizione con l'ascesa di re Davide. Il secondo libro di Samuele narra la storia di Davide come re di Israele. La trama si suddivide in due fasi, e a una stagione di successo e benedizione segue un fallimento morale di enormi proporzioni, segnato dalle sue tristi conseguenze. Il libro termina con una conclusione ben articolata, che rispecchia i momenti positivi e negativi della vita di Davide, generando la speranza in un re futuro che provenga dalla sua discendenza. Il secondo libro di Samuele riprende la narrazione dalla morte di Saul. Davide sorprende tutti, componendo questo lungo poema in cui piange la morte dello stesso uomo che aveva cercato di ucciderlo. Ancora una volta l'autore ci mostra l'umiltà e la compassione di cui è capace Davide. È un uomo che si addolora persino della scomparsa dei suoi nemici. Dopo questi fatti, Davide vive un periodo di successi e benedizioni divine. Tutte le tribù israelite si riuniscono di fronte a Davide, chiedendogli di essere da lui unificate in qualità di loro re. Non appena diventa re, Davide si reca immediatamente nella città di Gerusalemme. La conquista e vi stabilisce la capitale di Israele, ribattezzandola Sion. A partire da quel momento, Davide vince molte battaglie ed espande il territorio di Israele. Dopo aver reso Gerusalemme la capitale politica di Israele, vuole che ne diventi anche la capitale religiosa,
fa dunque trasportare l'arca dell'alleanza nella città. Nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele, considerando che ora Israele ha una casa stabile, Davide dice a Dio di pensare che anche la sua presenza dovrebbe avere una dimora permanente. Pertanto chiede il permesso di costruire un tempio in onore del Dio di Israele. Dio ringrazia Davide per il pensiero, ma gli dice che di fatto sarà lui a costruirgli una dimora, una dinastia. Il capitolo 7 del secondo libro di Samuele è fondamentale per capire la storia della Bibbia nella sua totalità. Questo perché Dio qui promette a Davide che dalla sua discendenza regale verrà un re in futuro che costruirà il tempio di Dio sulla terra e fonderà un regno eterno. Ed è proprio questa promessa messianica a Davide che verrà poi ripresa e sviluppata ulteriormente nel libro dei Salmi e anche in quelli dei profeti. Ed è proprio questo re che si collega alla promessa fatta da Dio ad Abramo, ovvero per mezzo del futuro regno messianico, Dio porterà la sua benedizione a tutte le nazioni. Proprio qui, in mezzo a tutte queste benedizioni divine, le cose precipitano improvvisamente. Davide commette un errore fatale. Non fatale per lui, ma per un uomo di nome Uria, uno dei soldati più apprezzati di Davide. Dalla sua terrazza, Davide vede la moglie di Uria, Bat-Sheba, mentre fa il bagno. Davide va a trovarla. I due vanno a letto insieme. E lei rimane incinta. A quel punto prova ad occultare l'accaduto facendo assassinare Uria e sposandone la vedova. È semplicemente orribile. Dunque, quando il profeta Natan affronta Davide riguardo a questa questione, egli confessa immediatamente quello che ha fatto. È devastato, si pente e chiede a Dio di perdonarlo. Dio lo perdona, ma non elimina le conseguenze delle decisioni di Davide. Il risultato di questa orribile scelta è lo sfacelo della famiglia di Davide e del suo regno. Questa sezione racconta l'evolversi di una storia tragica, proprio come quella della caduta di Saul. I figli di Davide finiscono per ripetere i suoi stessi errori, ma in modo persino più drammatico. Amnon abusa sessualmente di sua sorella Tamar. Il loro fratello Absalom lo scopre e fa assassinare Amnon. A sua volta ordisce un piano segreto per spodestare suo padre Davide e comincia una ribellione su larga scala. Così per la seconda volta Davide è costretto a fuggire dalla sua stessa casa per nascondersi nel deserto, ma in questa occasione non è innocente. La ribellione si conclude con l'uccisione del figlio di Davide. Con il cuore a pezzi, Davide ancora una volta si affligge per la morte dell'uomo che aveva cercato di ucciderlo. Gli ultimi giorni di Davide lo rivedono sul trono, ma come un uomo distrutto, ferito dalle tristi conseguenze del suo peccato. Il libro si conclude con un epilogo ben strutturato, composto da storie che non seguono un ordine cronologico, ma hanno una struttura letteraria simmetrica davvero eccezionale. Le due storie esterne riguardano l'inizio del regno di Davide e paragonano i fallimenti di Saul e quelli di Davide e il modo in cui entrambi feriscono gli altri a causa di pessime decisioni personali. Le due storie interne successive parlano di Davide e del suo gruppo di uomini valorosi che avevano combattuto contro i Filistei. La cosa interessante è che entrambe le sezioni includono una storia sulla debolezza di Davide in battaglia. In contrapposizione al Davide vittorioso dei primi 9 capitoli, qui vediamo un Davide vulnerabile che dipende dall'aiuto degli altri. Al centro dell'epilogo si trovano due testi poetici che fungono da memorie, in cui Davide riflette sulla sua vita. Egli ricorda i tempi in cui Dio lo aveva misericordiosamente salvato dai pericoli. È consapevole che in quelle stagioni Dio era stato fedele alla sua promessa e al suo patto verso di lui e la sua famiglia. Entrambi i poemi si concludono con il ricordo della speranza, della promessa fatta da Dio di un re futuro che costruirà quel regno eterno. Questi poemi e la promessa di Dio a loro volta si collegano al cantico di Anna che apre il primo libro di Samuele. Pertanto questi passi chiave, all'inizio, poi al centro e quindi alla fine del libro, ne racchiudono tutti i temi. Nonostante il male perpetrato da Saul e Davide, Dio continuò ad operare per i suoi scopi di redenzione, opponendosi all'arroganza di entrambi, ma esaltando Davide nella sua umiltà. Dunque, la speranza futura di questo libro va ben oltre Davide stesso. Guarda al futuro, al re messianico che un giorno porterà il regno di Dio e la sua benedizione a tutte le nazioni. Ed ecco di cosa tratta il libro di Samuele.
profondo e sublime. Questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi all'eterno amore del mio Salvatore. Dio d'amore, oh Dio d'amore, solo sei tu. Secondo Re, capitolo 5, un verso soltanto, una storia ben conosciuta, ma vogliamo pregare che il Signore parla ad ognuno di noi in questa mattina. Secondo Re, capitolo 5, leggendo dal verso 1, la parola di Dio dice: Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Sappiamo che ogni volta che apriamo la tua parola, che tu parli ai nostri cuori, e questo è il desiderio del nostro cuore ancora oggi. Parla ai nostri cuori. Signore, fa che questa parola diventi una parola vivente nei nostri cuori, affinché, Signore, può trasformare ancora i nostri cuori in questa mattina, Signore. Signore, guidi ogni parola che sarà predicata ancora oggi, Signore. Fa che non c'è niente in me che impedisca questa Tua parola. E fa che le nostre orecchie siano aperte per udire la voce dello Spirito. E questa è la nostra preghiera e lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Come ho detto, oggi è un giorno speciale, abbiamo un culto battesimale. Battezziamo le persone in ubbidienza al comando di Cristo Gesù, che disse: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
E questa mattina, mentre riflettiamo sul battesimo, voglio esaminare una storia ben conosciuta, la storia della guarigione di Naaman. Quello che vorrei fare prima, guardare brevemente la storia e poi fare alcune applicazioni riguardo la storia per noi. La storia si rivolge intorno a un uomo di nome Naaman, che era un comandante dell'esercito siriano. Ci viene presentato nel primo versetto: Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, un uomo forte e coraggioso, ma aveva la lepra. La Bibbia dice che Naaman era rispettato dai suoi superiori, coetanei, era coraggioso, aveva vinto molte battaglie per la Siria, ma era lebbroso. La lebbra era una delle peggiori malattie che uno poteva avere nei tempi biblici. Quando qualcuno diceva che aveva la lepra, stava dicendo che prima o poi moriva. Prossima persona nella storia è una giovane ragazza ebrea che era una serva della moglie di Naaman. Il modo in cui divenne una delle serve e che fu presa da una delle bande siriane mentre uscivano e prendevano persone prigioniere anche degli israeliti. Possiamo immaginare un po' la sua vita di questa giovane ragazza che fu presa dalla sua casa, rimandata in Siria, costretta a diventare una schiava. Una ragazza che poteva facilmente darsi al risentimento, invece ha uno spirito tutto diverso. Dice alla moglie di Naaman: o se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lepra. Se solo Naaman vedesse il profeta Eliseo, sono certo che lui potrebbe essere guarito. Prossimo personaggio della storia è il re di Siria, il capo di Naaman. Naaman dice al re ciò che questa ragazza aveva detto e lui lo incoraggia di andare al profeta. Così Naaman parte con regali, soldi, abbigliamento e una lettera dal re. Per primo va dal re di Israele e lui ha paura che questo Naaman, perché aveva sentito tutte le battaglie che Naaman aveva vinto, e dice, e allora lui viene dal re, lui dice: posso io guarirlo di questa lepra? Eliseo il profeta sentì parlare di questo e dice al re di mandarlo a lui. Così Naaman va da Eliseo, Eliseo non esce nemmeno fuori per parlarlo, manda suo servo e gli dice: va, lavati 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Era un messaggio semplice: va, lavati 7 volte nel Giordano e sarai guarito. Naaman è arrabbiato. Arrabbiato per diverse ragioni. Prima per la mancanza di rispetto, perché non ha uscito a parlarmi, ha mandato suo servo, neanche è venuto lui a parlarmi. La Bibbia dice: ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. E poi vuole che io vado a lavarmi nel Giordano. Ci sono tanti fiumi migliori nella Siria. Così Naaman, preso di rabbia, decide di tornare di nuovo in Siria. Servo di Naaman, vedendo questo, gli dice: ma se Eliseo ti avesse chiesto di fare qualche cosa grande, tu l'avrei fatto. L'unica cosa che ti ha chiesto di fare, va, lavati nel Giordano e sarai guarito. Perché non lo provi almeno? Così questo generale fa qualche cosa che probabilmente non aveva mai fatto. Si umilia. Si umilia e decide di obbedire. È il profeta. Scende nel Giordano, si lava 7 volte, la 7ª volta è completamente guarito dalla lepra. Naaman poi torna da Eliseo e dice: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele e ora ti prego accetta un regalo dal tuo servo. Naaman non solo ebbe una guarigione fisica in quel momento, ma ebbe anche una guarigione
spirituale. So chi è il vero Dio e io sottoporrò la mia vita. Come ho detto, Naaman offre a Eliseo dei doni, Eliseo li rifiuta. Sappiamo che la storia continua, è bello leggere la storia riguardo il servo di Eliseo. Così quello che voglio fare brevemente in questa mattina, fare alcune applicazioni di questa storia che possiamo applicare alla nostra vita, e principi che prego che potranno parlare ad ognuno di noi in questa mattina. La prima cosa che voglio che notiamo è che Naaman aveva una malattia incurabile. Mi piace che il primo verso lo descrive con un uomo forte, ma aveva la lebbra. Lui viene presentato, è il capo di un esercito, era un uomo tenuto in grande stima, molto apprezzato, soldato valoroso, forte, coraggioso, ma era lebbroso. Naaman era quest'uomo forte, ma aveva questa lebbra e lui non poteva fare niente riguardo. Non c'era cura per la lebbra nei tempi biblici. La lebbra era una condanna alla morte, era solo una questione di tempo. Nonostante la sua intelligenza, la sua statura, la sua forza, nonostante la sua posizione in Siria, non c'era niente che poteva fare riguardo questa lebbra. In tutta la Bibbia la lebbra viene presentata come un tipo del peccato. La lebbra, come il peccato, inizia piccolo, è solo un arrossamento della pelle, peggiora gradualmente fino a che influenza tutto il corpo. In particolare fa perdere le sensazioni nella pelle, dove la persona non può più sentire parti del proprio corpo, e alla fine diventa sfigurato e poi emarginati e soli. Peccato ha lo stesso percorso nella nostra vita. Inizia piccolo. Alcuni dicono, ma è una cosa piccola, non è qualche cosa grande. Ma piano piano cresce il peccato e influenza tutta la nostra vita. Ci fa non sentire più la presenza di Dio. Non possiamo più sentire il tocco di Dio nella nostra vita. E continua a crescere fino a che ci fa diventare emarginati e soli. Come il peccato, la lebbra è doloroso, progressivo, contagioso. Come Naaman, tutti noi abbiamo un problema con la lebbra. Non la lebbra all'esterno, ma la lebbra all'interno, chiamato il peccato. Il problema è che non c'è nulla che noi possiamo fare per guarire noi stessi. Nonostante quanto siamo intelligenti, forti, non c'è niente che noi possiamo fare per salvarci. L'unico modo in cui possiamo affrontare il peccato è tramite una relazione con Cristo Gesù. Parola di Dio dice, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Nonostante che posizione abbiamo, quanto intelligenti siamo, non c'è niente che possiamo fare per risolvere il problema del peccato nella nostra vita. C'è solo un modo che possiamo risolvere questo problema del peccato, è di andare a Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Seconda cosa che notiamo nella storia è la ragazza. Per me lei è la persona più forte nella storia. Cioè, Naaman sembra che lui è il più forte. No, secondo me questa ragazza, che al di fuori sembra la più minima, per me è la persona più forte in questa storia. Questa ragazza che aveva tutte le ragioni per diventare arrabbiata, amaro. Se fossi stato io questa ragazza, io avrei sentito che Naaman aveva la labbra e io avrei detto, beh, se lo merita. Finalmente la vendetta. Lui sta avendo quello che si merita. Invece quello che noi vediamo è che questa ragazza aveva uno spirito completamente diverso. Dice alla moglie di Naaman, oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Questo ci fa parlare di due cose. Per primo,
E il dolore nella nostra vita può fare una di due cose. Può renderci amari o può essere una fonte di crescita. Tutti noi attraverseremo le difficoltà nella vita, cose che noi non comprendiamo, cose che non fanno senso alla nostra mente, perplessità della vita, cose che non comprendiamo, diciamo il perché e non sappiamo il perché. E queste difficoltà possono farci diventare amari dentro di noi, pieni di risentimento, o possono farci avvicinare a Dio. Ciò che determina la nostra reazione è il nostro parere di Dio chi è. Se crediamo che Dio esiste, Lui è il creatore del cielo e della terra, Egli è sovrano, è in controllo. La cosa più importante che noi possiamo fare è portare il nostro dolore a Dio. Tante volte ognuno di noi passiamo delle circostanze della vita che non fanno nessun senso in noi, e queste situazioni possono o farci allontanare da Dio o portarci di più nella presenza di Dio. La cosa più bella che noi possiamo fare è di andare nella presenza di Dio. Se crediamo che Dio è sovrano, se crediamo che Dio è in controllo, se crediamo che Dio è forte, è potente, cosa più bella che noi possiamo fare è di portare il nostro dolore a Lui, perché è nella presenza di Dio che Dio incomincia a parlare ai nostri cuori. La parola di Dio ci dice che tutte le cose cooperano al bene. Non è che tutte le cose sono bene, ma tutte le cose cooperano al bene per coloro che temono e amano il Signore. Quando noi crediamo che questo è vero, quello che il nemico vuole usare per distruggere è Dio che può usare quelle stesse circostanze per salvarci, per portare liberazione nella nostra vita. Questo ci porta al secondo punto riguardo questa ragazza che lei portò Naaman a Dio. Eliseo nella storia era l'uomo che Dio si usò per ministrare guarigione a Naaman, ma questa giovane ragazza fu usata da Dio per portare Naaman a Dio. Tutti noi che siamo nella fede siamo qui perché qualcuno ci ha parlato di Cristo, qualcuno ci ha parlato di Gesù, qualcuno ha rischiato e ci ha invitato di venire in chiesa qualche volta. Qualcuno ci ha parlato di Gesù. La Bibbia dice, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Abbiamo citato questo verso prima, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Prossimo verso dice questo, ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati, come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie? Tutti noi siamo chiamati al ministero della riconciliazione. Tutti noi dobbiamo pregare ogni giorno, Signore, usami per portare a qualcuno a Cristo, per parlare di Cristo Gesù. Cioè, Paolo sta dicendo qui ai Romani, come può qualcuno credere, almeno che qualcuno non gli parli, di Cristo Gesù? Come possono conoscere Dio, almeno che qualcuno non gli parla di Cristo Gesù? E fu questa ragazza ci fa imparare, questa ragazza ci incoraggia dicendo che fu lei che introdusse Naaman a Cristo. Terza cosa che impariamo dalla storia è che la salvezza è semplice. Notate come la Bibbia dice che Eliseo gli inviò un messaggero e dirgli va, lavati 7 volte nel Giordano e tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Naaman era arrabbiato. Di come Eliseo lo ha trattato, voleva che Eliseo usciva, lo trattava con un po' di rispetto, sai com'è, lui era una persona alta, niente di questo. E questo ci parla di come Dio ci salva, la salvezza di Dio. Non importa se siamo ricchi o poveri, istruiti o meno, ben noto o meno, classe alta, bassa classe,
C'è solo un modo in cui noi possiamo essere salvati, è tramite Cristo Gesù. Accettando Cristo Gesù come nostro Signore e Salvatore. Pietro disse in Atti: e nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Non c'è altro modo, non c'è un plan B. Questo è l'unico modo che possiamo essere salvati, tramite Cristo Gesù nostro Salvatore. È invitando Gesù di essere il nostro Signore e Salvatore, accettando Cristo Gesù nei nostri cuori come il nostro Signore e Salvatore. E nel riconoscere che tutti noi siamo peccatori, credere che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e confessarlo come nostro Signore e Salvatore, invitando Cristo Gesù di essere il nostro Signore e Salvatore. Bibbia dice: perché con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Una volta che abbiamo accettato Gesù, la Bibbia dice che il prossimo passo che dobbiamo fare è quello di essere battezzati in acqua. Il battesimo non ci salva, ma è un sigillo della decisione che abbiamo fatto di seguire Cristo Gesù con tutto il nostro cuore. È una confessione pubblica della nostra fede in Cristo. Prima a Dio, prima è una confessione a Dio. Signore, voglio servirti tutti i giorni della mia vita. È anche una confessione al nemico che sta dicendo: tu fai quello che tu vuoi fare, ma io servirò il Signore ogni giorno della mia vita. Scelgo di seguire Gesù e poi è davanti a un gruppo di persone una decisione che io decido di seguire Gesù ogni giorno della mia vita. La più importante decisione che possiamo mai fare nella nostra vita. La salvezza è semplice, non è affatto complicato. Dio non dice che per essere salvato, vuoi essere salvato, ma ci sono cose che tu devi fare, sai, devi pregare per ore, fare un pellegrinaggio, fa questo, quell'altro. Niente di quello. Forse se era più complicato la salvezza, più persone lo considererebbe. Ma è così semplice. Un giorno un carceriere chiese a Pietro e Sila: cosa devo fare per essere salvato? E loro risposero: credi nel Signore Gesù e tu sarai salvato, tu e tutta la tua famiglia. Così semplice, ma così potente. L'ultima lezione che impariamo da questa storia è che l'orgoglio è un impedimento alla salvezza. Eliseo gli dice: va nel Giordano, lavati nel Giordano. La Bibbia dice: ma Naaman si adirò, se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, io usciva, senza dubbio incontro a me si fermerà, là invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il leproso. E i suoi servi gli dissero: ma se Eliseo ti avesse detto di fare qualche cosa di difficile, non l'avrei fatto. Se lui ti avesse detto: conquista una nazione, prende prigioniere, paga del denaro, oro, tu l'avresti fatto. Ma l'unica cosa che ti ha chiesto di fare è una cosa così semplice. Perché non ci provi almeno? La realtà è che era semplice all'esterno, cioè il comando che Eliseo gli aveva dato era un comando semplice all'esterno, ma in realtà era molto difficile. Dio sapeva il cuore di Naaman, che il problema di Naaman non era la lepra, che il problema di Naaman era l'orgoglio. E perché Eliseo non esce neanche per parlare? Perché lui sapeva quello che era nel suo cuore. Per Naaman lavarsi nel Giordano significa che doveva umiliarsi
Lui doveva scendere da quella posizione così alta di chi si pensava di essere, doveva scendere, abbassarsi, umiliarsi davanti al profeta, umiliarsi davanti al Dio di Israele. Avrebbe dovuto cedere il controllo della sua vita e dire: Signore, io obbederò a te. Sai che c'è solo una cosa che impedisce alle persone di venire a Cristo, e questo è l'orgoglio. Cosa penserà la gente? Cosa dirà la gente? Sembrerò debole davanti alle persone, chissà che diranno di me, che penseranno di me. Più grande problema di Naaman era il peccato, l'orgoglio. E in realtà tutti noi dobbiamo affrontare questo peccato, il peccato dell'orgoglio, perché in fondo il problema del peccato, di ogni peccato, in fondo è il problema dell'orgoglio. Per molte persone dicono: beh, io credo in Dio, ma non sono disposti a dare la loro vita a Cristo, meno che battezzarsi. La ragione perché noi ci battezziamo in acqua è perché Gesù lo ha comandato. La Bibbia dice che per essere salvati dobbiamo fare una cosa semplice: dobbiamo superare l'orgoglio e la nostra indipendenza. Dobbiamo venire a Dio e dire: io sono peccatore, non c'è niente che posso fare per espiare il peccato, non riesco a riconciliarmi con un Dio santo, ho bisogno di aiuto, ho bisogno che qualcuno mi aiuta, ho bisogno che ciò che Gesù ha fatto sulla croce sia applicato alla mia vita e ricevo umilmente la salvezza, ricevo umilmente l'essere lavato come dono di grazia. Cioè il battesimo rappresenta tantissime cose, ma una delle cose che rappresenta è che siamo lavati dal peccato, dal peccato. E lo accetto con grazia. Worship team, come. Chissà se c'è qualcuno qui oggi che non hai mai dato la tua vita a Cristo Gesù. Tu dici: ma io sono una persona brava, perché devo essere salvato? Tanti dicono: beh, io non sono una persona male. Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Un verso che ho imparato nella scuola domenicale da piccolo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Nessuno di noi siamo perfetti. O grandi o piccoli, tutti abbiamo peccato. E questo significa che tutti noi abbiamo un problema della lepra, un problema del peccato. La Bibbia continua dicendo: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il salario, le conseguenze del peccato è la morte. Non è la morte fisica, qui quando parla della morte, parla della separazione eternale da Dio. Ma il dono di Dio non è qualche cosa che possiamo guadagnare. È un dono da Dio, è un regalo che Dio ci dà. È la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Dio offre a te e a me il dono della salvezza tramite Cristo Gesù. Il primo passo, se vogliamo essere salvati, è di dire sì a Gesù. Invitare Gesù nella nostra vita come nostro Signore e Salvatore, perché non farlo oggi? Bibbia racconta la storia di un lebbroso in Matteo. Bibbia dice questo: ed ecco, un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti a Cristo dicendo: Signore, se vuoi tu puoi purificarmi. Gesù tesa la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lepra.
L'unica cosa che noi possiamo fare per affrontare il peccato, la lepra nella nostra vita, è di venire a Cristo Gesù, cadere ai piedi di Gesù e adorarlo. Worship Him. Chissà se c'è qualche cosa che ci impedisca di prendere questa decisione. Chissà se siamo preoccupati di cosa diranno la gente. Cosa penseranno la gente? Non lasciamo che l'orgoglio ci impedisca di sperimentare il miracolo più grande di tutti i miracoli. Il miracolo della salvezza. Il miracolo della salvezza è un miracolo che dura per l'eternità. Voglio che incoraggiamo tutti di prendere questa decisione di servire Gesù, lasciare che Dio fa un'opera grande nella nostra vita, nel nome di Gesù. Sentire un amen? Signore, benedicici insieme, ti ringraziamo per questo culto, Signore, ti ringraziamo per la tua presenza, la tua benedizione. Mentre usciamo da questo luogo, usati di noi per la tua gloria, ti preghiamo. Questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Signore, ci benedica, salutiamoci nell'amore del Signore. Prendere e dare. In Isaia 6:9 è scritto: ed egli disse: va e di a questo popolo. Quando sei coinvolto nell'opera di Dio, è facile perdere l'equilibrio e finire con l'amare l'opera del Signore più del Signore dell'opera. In primo luogo, Gesù chiamò i suoi discepoli a sé. In seguito, li mandò fuori da lui. La forza che ti serve per eccellere nel compito che Dio ti ha affidato viene dal tempo che spendi con il Signore, non con le persone. Un giorno Gesù portò tre dei suoi discepoli in cima al monte della Trasfigurazione e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. Matteo 17:2-3. E Pietro, euforico per questa esperienza, disse: «Signore, è bene che siamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Verso 4. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». Matteo 17:5. In seguito, Gesù portò i suoi discepoli giù dal monte, ed essi cominciarono a prendersi cura di chi aveva bisogno. È buono avere periodiche esperienze in cima alla montagna con Dio, ma non puoi stare lì. C'è un lavoro da compiere ai piedi della montagna e noi siamo stati chiamati a farlo. Deve esserci un equilibrio tra prendere e dare. Un giorno all'anno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo e aveva il privilegio di vedere la gloria di Dio. Che onore! Ma il resto dell'anno lo spendeva fuori, ministrando il popolo. Dopo un incontro con Dio durante il quale l'edificio tremò, Isaia gridò: «Io sono perduto». Dio poi toccò le sue labbra e disse: «Va e parla a questo popolo». Afferri il concetto? Thank you.
Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Se avete bisogno di preghiera o desiderate una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232 55 56 dove potete richiederlo. Vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci, a presto.